Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, che è un video haul interamente per i bambini fatto da Chiabi. Perché ho fatto i salti praticamente online su Chiabi? Perché ho notato che sotto saldi Chiabi ha tantissime cose a 1, 2, 3, 4, 5 euro, robe scontatissime. E visto che i bambini sono quelli che utilizzano sempre più abbigliamento e a scuola soprattutto lo rovinano, ho deciso di fare un ordine su Chiabi proprio per non andare a cercare magari delle cose più belle, pregiate tra virgolette, non so come dirvi, di qualità superiore, ecco, rispetto magari a questi, per mandarli a scuola per farglieli rovinare dopo una giornata, ecco. Quindi sono, diciamo, quei capi d'abbigliamento un po' da battaglia che ho deciso di acquistare. Mentre guardavo appunto queste cose, questi capi da battaglia da acquistare per i bimbi, ho notato che ci sono tantissime cose molto 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 carine, di qualità comunque molto buona, che erano scontatissime anche quelle. E allora cosa ho detto? Ho detto: senti, tanto vale prendere tutto qui. E quindi ho fatto un po' di shopping per i miei bimbi. Io ve lo consiglio Chiabi, vi consiglio Chiabi soprattutto sotto saldi, perché veramente ha dei prezzi stracciatissimi. Non ve lo consiglio tanto per l'abbigliamento da adulti, quindi uomo e donna, ma soprattutto per l'abbigliamento per bambini, sia che si tratti di neonati sia che si tratti di bambini più grandi, perché ci sono cose sia di abbigliamento, di accessori, copertine, tutine, calzini, tutte cose molto molto sfiziose, anche di personaggi della Disney. E ci sono poi anche vestiti di carnevale, quindi, e accessori vari per carnevale. Quindi, se, visto che il periodo è quello giusto, se volete prendere qualcosa per carnevale su questo sito, andateci a dare uno sguardo. Poi comunque io vi farò un video su l'abbigliamento per carnevale, quindi state sintonizzati, perché presto vedrete un video proprio dedicato interamente al carnevale. Allora, iniziamo subito, se no qui ci stiamo delle ore. Ho speso la bellezza di 80 euro, ma ho preso un bordello di roba. Allora, iniziamo subito da questo, che è il capo più ingombrante, e come potete vedere è un piumino. Ho preso questo piumino con il cappuccio all'interno ha il peluche, diciamo, questo pile così, quindi quando praticamente mettete il cappuccio rimane molto molto caldo. È un cappuccio, è un piumino super imbottito, a mio parere, per quello che l'ho potuto sentire è anche caldo, e questo piumino l'ho pagato 15 euro. Veniva 25 e io l'ho pagato 15, e questo c'era in diversi colori. Questo qui l'ho preso nello specifico per Aurora, perché non ha un piumino per il prossimo anno, e quindi ho voluto prenderglielo a 15 euro. Mi pareva un prezzo molto molto abbordabile per un piumino per un bambino, che poi comunque almeno i miei lo mettono un anno e poi glielo devo cambiare, perché crescono in una maniera assurda, cioè crescono veramente velocissimi, quindi non ci spendo tanto nemmeno per i piumini. Questa qui l'ho presa, questo invece l'ho preso per Alessandro, ed è un giubbino di quelli in felpa però con dentro il pile anche questo, ed ha queste maniche fatte in questo modo come se fosse la lana delle pecorelle, e mi piaceva tantissimo perché c'ha un po' questo stile collegiale con l'hack qui. E questo qui l'ho pagato 9 euro, alle taschine come potete vedere, ed è di questo color jeans, ecco, sì, è un po' questo color jeans, grigio jeans, ecco, molto molto carino anche questo. Per entrambi ho preso delle felpe di pile a 5,60 euro. L'ho presa blu per Alessandro, ed è questo blu scurissimo, e dentro è fatta in questo modo, anche questa col pile, e qui invece nel collo ha il peluche. Semplicissima questa è veramente una di quelle felpe
da mettere anche in casa o da mettere, diciamo, all'ultimo momento anche. Ecco, noi andiamo spesso in campagna, quindi potrebbe essere comoda. Ad Alessandro l'ho presa blu e identica, spiccicata, l'ho presa per Aurora grigia. Allora, questi qui, se vi interessano, secondo me sono comode anche per andare in montagna. E se vi interessano, le trovate nel reparto bambino, perché io comunque alcune cose prendo sia nel reparto bambino sia nel reparto bambina. Cioè nel reparto bambino per Aurora. Comunque questo l'ho preso per Aurora, è grigio, tranquillissimo, e anche questo è fatto esattamente come l'altro, appunto 5,60 euro. Ho preso per Aurora questo bomberino qui, proprio per il concetto di prendere un bomberino ad Alessandro l'ho preso anche per Aurora. Questo è leggero e infatti l'ho preso per l'estate, non l'ho preso per questo periodo. È questo verdino chiaro, su questo effetto raso, diciamo, con questa stampa floreale davanti. Mi sembrava molto molto carino e mi ricordava un po' uno stile sul giapponese, quindi l'ho voluto prendere. È comunque un bomberino, un giacchettino leggero per l'estate, visto che comunque qui è vero che fa caldo, però quando comincia ad essere verso settembre questo è molto molto comodo, serve sempre un giacchettino, e appunto l'ho pagato 8 euro. Sempre per Aurora ho preso a 4,50 euro questa gonna qui a trapezio di velluto a costine, con le taschine davanti, in questo color ruggine. Mi piaceva tantissimo questo colore, io l'ho voluto prendere, era veramente veramente carino, e ce n'erano anche di altre colorazioni, e questa appunto gliel'ho presa in vista del prossimo anno. Gli ho preso la misura grande apposta, cioè non è che sono matta che le prendo le misure grosse, perché le ho preso la misura grande perché di gonne per metterle adesso ne ha un biliardo, e quindi ho preso quella. Poi ho preso due camicie che gli serviranno poi per il Festival del Sorriso, che è un festival che fanno qui tutti gli anni i bambini per il periodo di carnevale. Ho preso questa camicia bianca, pagata 6 euro, questa è per Alessandro, con le taschine, e mi piaceva tantissimo per il collo, che ha questo collo un po' alla coreana, credo che sia. E mi piaceva tantissimo, è fatta un po' in questo modo a quadrettini, e molto molto carina, però non è leggerissima, perché si sente che non è leggerissima, però prima la devo lavare perché secondo me deve un attimino ammorbidirsi, la sento un pochino troppo duretta, quindi la dovrò lavare. Però questa è la camicetta appunto a 6 euro. Invece per Aurora ho preso questa camicia qua, che le servirà anche questa per il festival, ed è questa camicettina qui a quadretti. Questi quadretti sono sull'azzurro, il rosa e il bianco, con le righe in verticale argento, che si vedono benissimo perché riflettono la luce. Questa, a differenza di quella di Alessandro, è veramente veramente leggera, però mi piaceva, le serviva una camicia a quadretti, e quindi le ho preso questa qui per non prenderle la solita rossa, nera, eccetera, arancione, verde. Le ho preso questa, e questa qui è venuta un po' di più perché è venuta a 10 euro. Alla modica cifra di 2,40 euro ho preso due lupetti, due dolce vita, sempre per Aurora, questo qui in questo colore verde, sì, verde, in questo colore rosa antico, che è invece su un fucsia corallo, non è propriamente fucsia, è un po' sul corallo o rosa evidenziatore, ecco. Però anche questa molto molto carina. Infine, sempre per Aurora, ho preso altre due maglie. Queste sono venute 3,50 euro l'una, e sono questa qui con le farfalle, e poi le ho preso questa perché mi piaceva troppo, cioè non si poteva lasciare lì, ed è questa con l'unicorno, carinissima questa con l'unicorno, mi è piaciuta tantissimo quando l'ho vista. E appunto è questa magliettina qui, anche questa 3,50 euro. Questo è tutto l'ordine che ho fatto da Chiabi. Adesso vi registro immediatamente il video, quello sui vestiti di carnevale, sulle cose di carnevale, dove potete trovarle, eccetera. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!